Ciao Valerio, buongiorno. Oh, ciao. A far funzionare il nostro videoproiettore che oggi ha deciso di non funzionare e quindi ci priverà, se non ci riusciremo, della visione del filmato, che invece è molto interessante, posso testimoniarlo perché l'ho visto tutto ieri. E do i miei saluti a tutti gli intervenuti, chiaramente i nostri relatori, la professoressa Maria Immacolata Maciotti del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della Sapienza, il professor Franco Ferrarotti, non aggiungo altro, lo ringrazio soltanto di essere qui perché sono veramente onorata, e i nostri consiglieri che ci seguono, devo dire, nelle attività della biblioteca ormai molti anche da diversi anni. Pino Liberotti, che è vicepresidente del settimo municipio, Enrica Rossi, assessore alla cultura, e Figlio Meni, scusate se sbaglio i nomi, ma non ho scritto io, quindi c'è un problema di lettura. E Cecilia Fannunza, gli ultimi due consiglieri. Il presidente del municipio, Roberto Mastrantonio, sta arrivando. Io voglio semplicemente ricordare come nasce questa mostra che ci vede oggi qui a parlare di periferie. La mostra è inserita nell'ambito di un progetto dell'Istituzione Biblioteca di Roma che va avanti da molti anni, che ha un titolo, Leggere Roma,
ogni biblioteca ha il compito di leggere il proprio territorio attraverso gli eventi significativi che avvengono e insieme alle persone, associazioni, dai nostri utenti alle associazioni e al municipio che curano la trasformazione del territorio per poi documentare questa trasformazione. Quindi la biblioteca è impegnata in questi due momenti, la ricerca per la conoscenza di quanto succede e poi la documentazione. Quindi io ringrazio tutti coloro che ci consentono di fare questo, però rivolgo una preghiera di fornirci più documentazione possibile, perché poi arrivano i nostri studenti di tutte le facoltà e sono contenta che tutte e tre le università ormai hanno le biblioteche come riferimento per la documentazione, quindi ci fa piacere di soddisfare poi la richiesta degli studenti e anche dei nostri utenti curiosi. Fare una mostra sul territorio è molto significativo per la biblioteca, quindi noi chiediamo al municipio di darci l'occasione e di fornirci anche la possibilità di fare delle pubblicazioni e di averle qui in biblioteca. Non aggiungo altro perché la mostra sarà illustrata dal curatore che è Vincenzo Luciani. Voglio dire, Vincenzo Luciani, che non presento, perché lo presento soltanto come l'uomo dell'anno in questo momento del Tre Teste, perché ha curato questa mostra con noi che ha un significato cittadino, e poi il 25 giovedì sarà qui a presentare il suo libro che nasce nell'ambito delle iniziative per Torino, Roma, capitali mondiali del libro. Quindi quest'anno è un personaggio molto importante e oggi ci parlerà di come Abitare ha seguito le trasformazioni del territorio in questi 20 anni. Grazie a tutti e avrò modo di aggiungere altro durante la mattinata. Grazie Piera, quindi sono onorato di essere l'uomo dell'anno. Siccome io faccio più mestieri, ma il mio mestiere più serio è quello di poeta, voi sapete che i poeti non possono fare il mestiere di poeta perché non è consentito, quindi faccio altri mestieri poi per vivere, e il più importante è quello di editore di questo giornale di cui parliamo oggi e che fa 20 anni e ciò mi invecchia. Inizierò quindi il mio intervento cercando di essere il più leggero possibile, con una poesia mia dedicata appunto al mestiere invece scomodo che faccio, non quello di poeta. Vendo spazi di pubblicità, compro attimi di felicità. Sono Vincenzo Luciani del giornale Abitare A e il giornale di quartiere, mi sto parlando con un commerciante naturalmente, lui nemmeno mi guarda. Scruta carte o fa finta. Lo conosce? È un mensile in forma sui fatti e sui problemi della zona. Lo conosce? Alza appena le ciglia affermativo. E lo trova, mi dica, interessante? Pubblicità? Anche. Non le interessa? Perché? Permette che le illustri i vantaggi di un'inserzione sul giornale? C'è crisi, non si fa una lira, ripassi in un momento più favorevole. Di nuovo sono sulla strada, scruto insegne invitanti, voli di uccelli beneauguranti. Quanti rifiuti, quante porte chiuse, quanta tristezza, quanta polvere sulle scarpe, sul cuore. Quanto costosa è la mia libertà. Ho inserito questa, non a caso in apertura, questa, il testo di questa poesia, non per civetteria di poeta, ma perché descrive con concisione e verità come avviene l'autofinanziamento del giornale, di cui sono direttore editoriale e commerciale, e sono due mestieri difficili da fare in contemporanea. Il giornale, fin dalla nascita, è edito da una SRL a carattere e a conduzione familiare. Mi affiancano mia moglie Rosa Valle, che è l'amministrazione e la grafica, sono cura
sua, se io come editore che mestiere più soggetto a fallimenti non sono finora fallito, il merito lo devo a mia moglie, quindi mi chiederei un applauso perché io sono la faccia pubblica del giornale, ma poi ci sono i rematori, e uno dei rematori più importanti è mia moglie Rosa. Poi c'è anche mio figlio Enzo, che è webmaster e direttore del sito abitareroma.net, che diciamo, è l'evoluzione del nostro giornale, è il mio concorrente, io invece sono il cartaceo. Naturalmente ci avvaliamo dell'apporto di numerosissimi collaboratori, in prevalenza volontari, e questa è un'anomalia nel mondo di oggi. Evidentemente i valori che esprimiamo come giornale attirano ancora i ragazzi, anche quelli di oggi, di cui si parla molto male, dico, però evidentemente non li si motiva bene in tanti frangenti.